Questo programma è offerto da Colpo di scena ieri per il paese di Villabate. È stata inviata una nota al segretario generale di Villabate, al presidente del consiglio comunale ed al comandante della stazione dei carabinieri, nella quale vi erano esplicate le dimissioni del sindaco Francesco Cerrito, del vice sindaco Francesco Giglio e degli assessori Giuseppe Mannino, Rosanna Caruso e Giovanni Pitarresi, che hanno rassegnato con effetto immediato e irrevocabile le dimissioni congiunte. Dimissioni dovute alla mancanza delle condizioni politiche necessarie per portare avanti il tentativo di cambiamento per una Villabate più pulita e trasparente. Un terremoto interno all'amministrazione Cerrito, che è cominciato a crescere dopo il presunto scandalo degli scrutinatori raccomandati, selezionati in maniera illegittima in occasione delle scorse europee del 25 maggio. Poi le dichiarazioni shock rubate al consigliere comunale Licciardi. Eppure, da queste accuse, l'ormai ex sindaco Cerrito si è sempre difeso, continuando la sua opera per il paese di Villabate e i suoi cittadini. Giovedì scorso, però, è arrivata la stangata finale. Ad alimentare le tensioni, l'arrivo della Iena Matteo Viviani, che ha ribattuto sull'argomento, distruggendo tutto ciò che si era cercato di ricostruire e difendere. Ieri sera su Italia 1 è andato in onda il servizio sul programma Le Iene, che è proprio coinciso con le loro dimissioni. Pare che ormai il sindaco sia stato condannato, o almeno questo è quello che appare tirando le somme dal montaggio andato in onda. Ma non dobbiamo dimenticare che saranno le autorità giudiziarie a stabilire la veridicità delle fonti e se c'è o meno colpevolezza. Troppe le tensioni all'interno dell'area comunale, troppe le falde tra l'amministrazione e l'opposizione, troppi punti interrogativi. L'impressione è quella che l'amministrazione uscente sia stata costretta a mollare. Adesso i prossimi candidati, che sono stati lì per mesi col fiato sul collo dell'amministrazione, saranno tutti a sfregarsi le mani per le prossime elezioni. Hanno atteso con ansia questo momento e sono stati lì in maniera morbosa ad aspettare la fine, come dei corvi che attendono le carcasse delle loro vittime per il pranzo. Giornata intensa quella di ieri per il comune di Misilmeri. L'operazione denominata in codice Monopolium ha fatto scattare per 10 soggetti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Termini Merese. Gli accusati sono stati ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di associazione a delinquere, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa. Nei confronti di due di essi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono Irene Gullo, palermitana attualmente impiegata come funzionario del comune di Misilmeri, e Paolino Rizzolo, ingegnere misilmerese. Pare che la Gullo avrebbe aggiudicato la progettazione di diverse opere a Paolino Rizzolo. Per poter affidare direttamente la prestazione professionale, evitava la predisposizione di una procedura con pubblicazione di un bando di gara, mantenendo artificiosamente basso il valore dell'incarico. Le gare d'appalto per le quali sono state accertate le condotte illecite riguardano l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direttiva dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in contratto piano stoppa di Misilmeri e la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza dei lavori di restauro del castello dell'Emiro di Misilmeri. Per alcune opere sia la Gullo che Rizzolo dovranno rispondere anche di aver falsamente attestato l'appaltabilità e dunque la fattibilità delle opere. Una pozza di sangue e 3 feriti, un agguato che è avvenuto ieri sera intorno alle 19 in un autoparco privato sito in contrada Cortiglia.
Secondo le prime testimonianze confuse delle stesse vittime, due auto si sono introdotte all'interno dell'azienda. Da lì sarebbero usciti cinque o forse sei uomini. Tutti con coltelli in mano hanno aggredito i tre uomini che si trovavano nell'autoparco e poi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale civico di Partinico. Due di loro sono in prognosi riservata. La terza vittima dell'aggressione invece ha riportato solo qualche graffio. Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale stazione di Montelepre, coadiulati dalla compagnia di Partinico competente per territorio. Non si conosce ancora il bersaglio dell'agguato. Pare che si sia trattato di una vera e propria spedizione punitiva. Tragico ritrovamento nella mattinata di ieri nelle zone sottostanti l'autostrada Palermo-Catania. Si tratta del 70enne di Polizzi Generosa scomparso lunedì. Antonio Termini soffriva di gravi problemi di salute, era uscito di casa alle 8 del 13 ottobre e non era più rientrato. I familiari, dopo averlo cercato per tutta la notte e la mattinata seguente, intorno alle 14.45 hanno formalizzato la denuncia di scomparsa ai carabinieri di Polizzi Generosa. Gli uomini dell'arma hanno immediatamente allertato il corpo forestale, soccorso alpino e i vigili del fuoco, avviando prontamente così le ricerche. Tali ricerche, gestite con il complesso sistema di cartografia digitale, hanno consentito di restringere l'area di battuta da alcune zone di campagna circostanti l'abitato di Polizzi Generosa. Proprio ieri alle 10 il ritrovamento dell'anziano, purtroppo deceduto in contrada Fiume Grande, proprio sotto l'autostrada Palermo-Catania. Ancora in corso i rilievi del medico legale che accerterà definitivamente le cause del decesso dell'anziano. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Quando non può la mano dell'uomo, ci pensa la natura a colorare di nero la macchia mediterranea. Arriva lo scirocco e di conseguenza in quasi tutta la provincia di Palermo ritornano le fiamme. Negli scorsi giorni sono stati circa 70 gli interventi dei vigili del fuoco. I comuni maggiormente colpiti? Altavilla Milicia, Caccamo, Altofonte, Giacalone, Cefaladiana, Lercara Freddi, Castronovo di Sicilia, Villafrati, Vicari, San Giuseppe Iato, Piana degli Albanesi, Corleone e Termini Merese. Nella giornata di lunedì, una casa di riposo situata tra i comuni di Altavilla Milice e Casteldaccia è stata persino coperta dalle fiamme, fortunatamente senza gravi conseguenze. A Caccamo, l'incendio di un fienile in un'azienda agricola ha provocato la morte di un cavallo e di un vitello, oltre alla perdita di circa 1000 balle di fieno. Lo scirocco d'ottobre continua a sortire i suoi effetti. L'amministrazione comunale recupererà i mancati pagamenti della TOSAP, l'occupazione suolo pubblico degli operatori commercianti che svolgono la loro attività presso il mercatino rionale di Via Bagnera. Il SUAP, lo sportello unico per le attività produttive comunali, ha provveduto, dopo adeguati controlli, a notificare mediante oltre 150 lettere i titoli di concessione per l'occupazione del suolo pubblico riferiti ai commercianti ambulanti che lavorano nell'area del mercatino, che sono in totale 194. I mancati pagamenti della TOSAP riguardano l'anno 2013 e l'anno in corso. Il recupero della somma monterà circa 123.000 euro ed in particolare 14.000 euro che riguardano il 2013 e 109.000 euro relativi al 2014. Sul 2013 grava l'aumento di 146 euro per ciascuno dei commercianti a seguito di un'addizionale approvata nel 2013. L'amministrazione comunale ha dato 10 giorni di tempo per mettersi in regola appena la revoca dell'autorizzazione alla vendita. È stato firmato ieri il contratto di donazione del pulmino per gli studenti del Puglisi che ne hanno fatto richiesta.
La notizia è arrivata direttamente dall'assessore Rosanna Balistreri che, passo dopo passo, ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati all'attivazione del servizio di trasporto per gli studenti che necessitano di essere accompagnati dalla zona dove risiedono, prevalentemente Contrada Monaco, dove appunto si trova la scuola Puglisi, verso Palazzo Butera, dove sono stati momentaneamente trasferiti. La donazione arriva dalla generosità della ditta Ecofruit e della società Mediolanum, che in proprietà indivisa hanno donato un Fiat Ducato 9 posti, con cui 20 alunni della scuola Puglisi potranno a giorni fruire del servizio di trasporto scolastico. Il pulmino è pronto, adesso manca solo l'autista. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Procede a rilento ma a piccoli passi qualcosa si muove sul fronte dell'implementazione della videosorveglianza nel comune di Ficarazzi. Il comune giustifica la lentezza dei lavori puntando il dito contro l'eccessiva tempistica della burocrazia. Il comandante della polizia Oliveri ha dichiarato che il ministro degli interni ha accolto la documentazione relativa all'implementazione della videosorveglianza, ma si attende ancora che il tutto venga approvato da una commissione preposta e, una volta passato l'esame, si potrà procedere all'assegnazione dei lavori. Le videocamere da installare saranno 22. Per quel che riguarda la sistemazione, di certo si sa solo che di alcune di esse verranno allocate all'entrata e all'uscita del territorio municipale, al fine di potenziare il controllo sul rispetto dei limiti di velocità e dell'ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti per le vie di Ficarazzi. Ancora da stabilire l'ubicazione delle restanti camere. Ci sono voluti quasi 2 mesi, ma alla fine l'impianto di climatizzazione all'ospedale di Petralia Sottana è stato riparato. Dopo il sopralluogo dell'agosto scorso, oltre all'impianto di climatizzazione, erano stati preventivati e dunque poi realizzati diversi interventi tra i quali installate le nuove porte e ripristinate la camera calda del pronto soccorso, realizzata la pulizia straordinaria dei corridoi esterni ed avviati i lavori per la pavimentazione al piano terra del presidio. Gli interventi erano stati disposti dal manager dell'ASPA Antonino Candela, il quale, assieme ai tecnici dell'azienda sanitaria, hanno anche incontrato i sindaci del comprensorio per presenziare alla consegna delle attrezzature diagnostiche acquistate con la raccolta fondi promossa dal giornale locale Il Petrino. Sono stati donati all'ospedale un Holter pressorio, un elettrocardiografo, un registratore Holter ed un apposito computer da utilizzare per la gestione delle attrezzature. E come ogni anno, anche quest'anno a Caccamo si è svolta la Sagra della Salsiccia. La Sagra della Salsiccia è un'occasione per far conoscere una specialità del luogo di Caccamo. I macellai organizzano l'evento allestendo gazebi e proponendo degustazioni lungo tutto il centro storico. La civiltà contadina caccamese si trasmette non solo questa prelibatezza, ma anche tante altre specialità di arte culinaria, che sono il risultato unico e prelibato di una cucina che si sfrutta i prodotti della natura al servizio delle mense della gente semplice.
tantissima la gente arrivata da tutti i paesi limitrofi, che oltre alla degustazione dei prodotti tipici hanno anche scoperto il fascino e le magie del borgo medievale con il suo impetuoso castello. Questo programma è stato offerto da Saluto a tutti i simpatizzanti del sito meteo numero 1 in Italia, ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 16 ottobre 2014. Piogge in Toscana e poi ancora in Liguria centro-orientale, più asciutto altrove. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord nubi irregolari con piovaschi sulla Friuli Venezia Giulia, foschie o nebbie in pianura. Nel corso della giornata piogge andranno ad interessare la Liguria centro-orientale, diventando via via più intense nel pomeriggio e in serata anche con locali temporali. Al centro nubi sparse con precipitazioni più probabili sulla Toscana, specie settentrionale, a ridosso degli Appennini, piovaschi sparsi anche sul resto dei rilievi, più stabile e soleggiato altrove. Al sud tempo buono con una prevalenza di cielo poco o parzialmente nuvoloso e clima decisamente estivo. I venti girano tutti dai quadranti sud-occidentali, quindi di libeccio e con rinforzi sul Tirreno. Temperature previste minime pressoché stazionarie, comprese tra i 14 e i 22 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo invece 21-25 gradi al nord, 23-27 gradi al centro e fino a 28-29 gradi al sud. Amici, ilmeteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 16 ottobre, si ricorda Santa Edvige. Il nome Edvige è la forma italiana del tedesco Edwing, tratto dal germanico e vuol dire battaglia sacra. Dice il proverbio: quel che appetisce, nutrisce. Sono nati oggi Oscar Wilde, David Ben-Gurion, Angela Lansbury. Il 16 ottobre 1747 Diderot e D'Alembert danno inizio alla stesura dell'Encyclopédie, la prima opera che si proponeva di raccogliere tutto lo scibile umano. Nel 1923 nasce la Walt Disney Company, oggi è la seconda compagnia di media negli Stati Uniti d'America e leader assoluta del mercato dell'intrattenimento per l'infanzia. Infine, il 16 ottobre 1978, dopo l'ottavo scrutinio, dal comignolo della Sistina si leva la fumata bianca. Il nuovo Papa è il polacco Karol Wojtyla, che prenderà il nome di Giovanni Paolo II. Paolo Coelho ha detto: soltanto una cosa rende impossibile un sogno, la paura di fallire. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 16 ottobre. Ariete, sembra proprio che i pianeti non vogliano mollare la presa e concedervi un po' di repie.
ad essere preso d'assedio e soprattutto il lavoro. Vi inventate soluzioni, provate a percorrere strade nuove e inedite, ma senza ottenere alcun risultato. Toro, un amico vi dà un consiglio prezioso per superare un vecchio problema. Sarebbe sciocco non seguirlo solo perché non è farina del vostro sacco. Non dovete pensare di potercela fare sempre da soli. Siate più aperti e disponibili verso chi vi ama. Gemelli, niente di nuovo sopra il vostro cielo, il che vuol dire che non ve la passate splendidamente. Un'altra giornata anonima, senza mordente. Cercate di reagire e mettete in campo la vostra determinazione. In fondo è anche questione di volontà. Cancro, la luna nel segno è uno dei pochi sostegni astrali su cui potete fare conto. Ma oggi siete campioni di saggezza e riuscite ad accontentarvi. Più riflessivi del solito, sprigionate un fascino che vi rende vincenti nei rapporti sociali. Leone, questioni ordinarie da evadere, ma la cosa non vi dispiace. Dopo i ritmi intensi dei giorni scorsi è l'occasione per riposarvi un po'. E poi avete tanti interessi personali da seguire, per voi è praticamente impossibile annoiarsi. Vergine, non fatevi fuorviare dal consiglio interessato di una persona che, oltretutto, neppure conoscete bene. Procedete dritti per la vostra strada. Avete le capacità sufficienti per cavarvela da soli, dovete soltanto avere più fiducia in voi stessi. Bilancia, grane e intoppi sul lavoro sono ormai una costante della quale cominciate ad averne abbastanza. Più che mai contrariati, state perdendo la pazienza. Non fossilizzatevi su quella che giudicate essere l'unica soluzione ai vostri problemi. Magari non è così. Scorpione, la luna continua a corteggiarvi ad un affine segno di acqua, regalandovi equilibrio, serenità e armonia. Insomma, non avete di che lamentarvi. Potete contare anche su una spiccata capacità diplomatica, grazie alla quale dirimete una controversia. Sagittario, superate alcune contrarietà legali, vi lasciate alle spalle eventuali strascichi o recriminazioni. Siete decisi a ripartire senza inutili zavorre. Ottimi rapporti con i colleghi, le vostre maggiori soddisfazioni vengono proprio dal lavoro. Capricorno, procedete al rallentatore. Date eccessivo rilievo ad ogni singolo dettaglio e finite col perdere di vista il vero nodo di ogni situazione. Colpa della luna in cancro che vi rende troppo puntigliosi, facendovi perdere del tempo prezioso. Acquario, una questione personale vi preoccupa e rischia di condizionare anche il vostro lavoro. Chiedete consiglio ad una persona amica, saprà aiutarvi, ma non rattristatevi se non vi sentirete dire ciò che speravate. Indorare la pillola non servirebbe a niente. Pesci, per fortuna, in una distesa di pianeti tutti indifferenti al segno, potete contare sulla benevolenza della luna, sempre amichevole dal cancro. Attenzione ai dettagli e scegliete obiettivi alla vostra portata, è il segreto per evitare delusioni.